Se volete fare una domanda, fatela. Più volte ci avete invitato ad essere consapevoli che siamo vivi, ad accorgerci che siamo vivi. Sembra una cosa da nulla, ma in effetti a me personalmente spesso accade che alla fine della giornata non ricordo quante cose ho fatto durante il giorno ed alcune me le ho proprio dimenticate, proprio perché evidentemente non sono concentrato quando faccio quelle cose o le faccio in automatico. Siccome più volte avete dato dei suggerimenti che io ho trovato utili, potreste darmi un suggerimento su come fare per essere più concentrato sulla mia vita giorno per giorno nello svolgere le attività quotidiane? Non è una questione di essere concentrato o non essere concentrato. È il tuo atteggiamento nei confronti delle cose che vivi a renderti a volte più superficiale e altre volte meno. La svogliatezza o la mancanza di entusiasmo in ciò che fate vi rende vuoti. Voi non siete nel momento in cui fate qualcosa che non vi va di fare. Potete intervenire cercando di rendere quel qualcosa diverso da come lo vedete, perché è sempre una questione di come vedete le cose, della visione che avete di quelle cose. I punti di vista possono essere diversi e farvi vedere una stessa cosa con dei colori diversi. Impara a vedere i vari colori che le esperienze ti trasmettono. Quando ad esempio vai a parlare con un impiegato che non ti è simpatico, prova a vedere l'esperienza da un punto di vista diverso. Non si tratta di fare qualcosa che non hai voglia di fare, ma di immetterti in un mondo nuovo che ancora non conosci e scambiare energie diverse con chi è lontano da te. Imparate a giocare con la vostra esistenza, a rendere le cose più leggere, perché spesso agite in maniera troppo seriosa, come se un evento stesse alla base di ogni situazione della vostra vita. Provate a guardare queste cose dall'alto, nel senso fisico, a mettervi voi in alto, su nel cielo, e guardare giù quello che state facendo. Vi accorgerete che quello che fate è piccolo, mentre voi siete in alto, e quindi voi siete oltre quelle cose che attualmente non vi piacciono, ma che magari possono avere un sapore diverso se le vivete come potete vivere una passeggiata tra i fiori. Perché queste sono le vostre esperienze, dei movimenti che vi fanno spostare, che vi portano a conoscenza di realtà diverse e vi fanno incontrare delle persone in grado di farvi vedere una luce che ancora non conoscevate.